Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese e questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 4 novembre 2022. Lavoro, preoccupazione alla Safilo di Longarone. Dopo la riduzione dal numero di dipendenti, i vertici aziendali hanno comunicato la decisione di chiedere gli ammortizzatori sociali per i 490 lavoratori rimasti. Inevitabili le ricadute sui salari con riduzioni dai 35 ai 50%. Per fare il punto della situazione e stabilire le azioni da mettere in campo, i sindacati hanno convocato un coordinamento degli stabilimenti italiani. Oltre a Longarone, Safilo opera a Santa Maria di Sala per la produzione e a Padova per la logistica. Incontro in programma giovedì 10 novembre a Mestre. Non possiamo permettere, affermano i rappresentanti dei lavoratori, che gli stabilimenti vengano abbandonati pian piano a loro stessi. Nuovo finanziamento per gli interventi di ristrutturazione alla Spess Arena di Belluno, 469.000 euro a fondo perduto che arriveranno dalla società GSE, gestore dei servizi energetici, risorse che consentiranno di coprire l'aumento dei costi dell'intervento passati a causa dei rincari dall'iniziale 995.000 a 1.164.000. Il finanziamento, spiega il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, permetterà di non dover ricorrere al mutuo da 300.000 euro inizialmente ritenuto necessario per cofinanziare l'opera. Gli interventi di sistemazione riguarderanno il tetto della struttura, il sistema di produzione calore e l'isolamento di alcuni spazi interni. L'obiettivo è ottenere un edificio con minor dispersione energetica. Feltre al via da lunedì la nuova viabilità voluta dall'amministrazione Fusaro, subentrata a quella di Perenzin. Totale discontinuità rispetto alle scelte varate negli scorsi anni proprio dall'ex sindaco e dalla sua giunta, con la riapertura del centro al traffico dei veicoli. In questi giorni è stata completata la segnaletica che renderà concreto il nuovo corso. Falcade, gli agenti della polizia locale avranno in dotazione un'arma, lo ha stabilito il Consiglio Comunale accogliendo una richiesta arrivata dagli stessi vigili. In tutto l'Agordino e in gran parte d'Italia, ha spiegato il sindaco Mauro Salvaterra, gli agenti della polizia locale hanno l'arma. Abbiamo quindi accolto la richiesta con la proposta di modifica del regolamento di polizia municipale. Belluno, ultimi giorni per l'ex tempore di scultura su legno, la tradizionale manifestazione organizzata dal centro cittadino, quest'anno alla 36esima edizione. 16 gli scultori partecipanti a lavoro tra vie e piazze del capoluogo fino a domenica, quando alla Sala Muccina del centro Giovanni XXIII ci si terrà la cerimonia di chiusura e l'assegnazione del premio. Le opere resteranno poi in esposizione al chiostro di Palazzo Fulcis fino alla domenica successiva, ovvero il 13 novembre. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, gara casalinga domenica per la Dolomiti Bellunesi. Al polisportivo di Belluno arriveranno i veronesi del Legnago, appaiati nella parte bassa della classifica a quota 10 punti, proprio con la Dolomiti. Partita tra le mura amiche anche per l'Unione Limana Cavarzano in eccellenza, la squadra del tecnico Massimiliano Partelli ospiterà sedi con la Liventina. E infine la pallavolo, Serie 3, la Dorol Logistics Belluno in trasferta a Bologna. Domenica la squadra di coach Colussi sfiderà la Jetit Bologna, gara al via dalle ore 18. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.